Ciao ragazze! Oggi cuciamo insieme una maxi sciarpa con il bottone. È la sciarpa che state chiedendo tutte in questo periodo. Allora, vi dico subito che nel nostro shop online trovate il tutorial disponibile e all'interno di questo tutorial trovate due modelli diversi, una è una maxi sciarpa e una è una sciarpa. Cambiano le misure e cambia la vestibilità, l'effetto finale, una è molto più grande e ampia, l'altra invece è più stretta, più avvolgente al collo. Quindi noi oggi vediamo insieme come cucire la maxi sciarpa con il bottone, ma il procedimento è lo stesso anche per cucire la sciarpa. Trovate sul tutorial i due schemi con riportate le misure differenti per un modello o per l'altro. Allora, iniziamo a vedere le misure intanto. Allora, per la maxi sciarpa ci servono due rettangoli. Io in questo caso ho scelto un jersey, questo qua intrecciato, il knit da mettere all'esterno, e ho deciso di mettere all'interno una felpa tono su tono. Poi ci serviranno anche 15 cm di elastico e un bottone. La misura dei due rettangoli di tessuto che ci servono per la maxi sciarpa sono 140 cm per 52 cm. La prima cosa che andiamo a fare è un lavoro sul tessuto che mettiamo all'esterno, quindi io lavorerò sul jersey, questo con la treccia. Vado ad attaccare l'elastico nell'angolo, quello in cima in alto a destra. Quindi piego l'elastico a metà e lo vado a fissare qui con degli spilli. Lo fisso nell'angolino che guarda verso l'interno sul dritto del tessuto, lo fisso con degli spilli e poi lo andrò a fissare a macchina. Ora lavoriamo sul lato opposto della sciarpa, sull'angolo in basso. Misuriamo 50 centimetri rientranti e poi saliamo di 22 centimetri. Ecco qui il punto dove andremo a fissare subito il nostro bottone. Quindi ora cuciamo il bottone. Ecco, il bottone è stato attaccato. Quindi vi ricordo le misure: rientriamo di 50 centimetri e saliamo di 22 centimetri. Adesso invece vado alla macchina a fissare con due punti l'elastico che ho fissato prima con lo spillo. Il prossimo passaggio è quello di far combaciare i due rettangoli per cucirli insieme. Quindi dritto contro dritto facciamo combaciare e fissiamo insieme i due rettangoli di stoffa. Allora, io ho scelto la felpa per il tessuto all'interno, voglio che la parte pelosetta sia a contatto con la pelle, quindi facendo dritto contro dritto tengo la parte con il pelo a contatto con la facciata dritta del jersey. Ora che abbiamo unito i due rettangoli dritto contro dritto con l'aiuto delle mollette, andiamo a cucire a punto dritto tutto il perimetro, lasciando una piccola apertura di 10-15 cm, da dove poi risvolteremo tutto il lavoro sul dritto. Se avete scelto del Minky Pile da mettere all'interno al posto della felpa, mi raccomando adesso alla macchina. Tenete sopra il Minky e sotto il jersey quando cucite, sempre sopra il tessuto più scivoloso. Eccoci alla macchina, cuciamo a punto dritto con un punto un pochino lungo, non un punto troppo fitto. Procediamo mantenendo sempre il bordo piedino.
Eccola la sciarpa con il perimetro tutto cucito e l'apertura lasciata da dove risvolteremo verso il dritto. Prima di risvoltare, però, tagliamo gli spigoli in eccesso. Questo per evitare che poi sul dritto si crei un eccesso di stoffa fastidioso. Ora dal buco lasciato risvoltiamo tutto sul dritto. Ecco qui, la sciarpa è finita, manca solo da chiudere il buchino che abbiamo lasciato dove abbiamo risvoltato. Ora, a piacere vostro, o richiudiamo il buco chiudendo con un punto nascosto a mano, oppure facciamo una ribattitura esterna, quindi un punto dritto lungo tutto il perimetro della sciarpa per chiudere il buco e rifinire anche la sciarpa. Così la sciarpa è finita.